senza urlato sensazionalismo, ma con cultura e professionalità. Una cultura e professionalità unita a un sorriso luminoso e solare che da oggi mancheranno all'informazione radiotelevisiva e a cui, mi auguro, i suoi colleghi continueranno ad ispirarsi nel loro lavoro quotidiano per continuare a portare, come lei stessa sperava, un cambiamento concreto nel mondo. La ringrazio, deputata Manzi, per aver fatto questo ricordo di Maria Grazia. Io stessa domani andrò ai suoi funerali. Grazie per averla ricordata. Adesso chiede di intervenire il deputato Emanuele Prataviera. Prego. C'è il deputato Prataviera? Sì, sono qui. Ah, sì. Buonasera, grazie Presidente. Oggi e domani ricorre il 149esimo anniversario del referendum per l'annessione del Veneto all'Italia. Alla sua sinistra c'è una targa che ricorda come quell'occasione sia stata un plebiscito, ma non fu così. La storia la scrive chi vince e anche in questo caso è successo così. Infatti nei libri di storia appunto si può leggere: tutto si svolse tra mirabile ordine e fra universali manifestazioni di gioia. I voti furono 641.758 per il sì, 69 per il no e 275 voti nulli. Ma la verità, ben nascosta dallo Stato italiano per un secolo e mezzo, è un'altra. Il voto non fu segreto e anzi fu sotto evidente pressione militare. Per questo, nonostante i libri abbiano ben nascosto come sono andati veramente i fatti, oltre a più di 1000 anni di storia veneta, la memoria collettiva non ha dimenticato, come ha tra l'altro dimostrato il recente successo cinematografico veneto Il Leone di Vetro. Non solo perché in tutta Europa soffia forte la richiesta di emancipazione dei popoli, ma anche perché lo Stato italiano continua ad occuparsi prepotentemente, seppure siano passati 149 anni, della questione mai chiusa veneta. Infatti è notizia di pochi giorni fa che con l'accusa di terrorismo sono stati rinviati in giudizio 50 veneti colpevoli di aver trasformato una ruspa o di aver tentato di trasformare una ruspa in una coppia più grande del tacco del 1996, che avrebbero portato in piazza in occasione della festa del 25 aprile, che in Veneto viene principalmente celebrata come San Marco, santo patrono del Veneto. Presidente, intervengo con queste argomentazioni per ricordare come questi giorni di autunno di 149 anni fa non siano affatto dimenticati in Veneto, ma anzi siano più vivi che mai. Viva San Marco! La ringrazio. Allora, adesso c'è il deputato Di Battista, prego. Presidente Boldrini, se ricorda, presiedeva lei, qualche mese fa denunciai il caso del sottosegretario Barraccio qui in aula, all'epoca soltanto indagata per una questione legata appunto al peculato, l'appropriazione per scopi privati di denaro pubblico. Oggi il sottosegretario alla cultura si è dimessa perché è stata rinviata a giudizio e pare che il Premier, non eletto da nessuno, abbia dichiarato che un rinvio a giudizio è appunto più grave di un avviso di garanzia. Ma è lo stesso Premier che sta difendendo De Luca, che al contrario è stato condannato in primo grado? È lo stesso Premier che dichiara che Verdini non è il mostro di Loch Ness, perché evidentemente gli interessa il suo voto? Verdini, che è stato rinviato a giudizio 5 volte anche per corruzione e bancarotta fraudolenta? O è lo stesso Premier che per avere i voti di Nuovo Centrodestra ha salvato Azzollini dall'arresto? Ora, Presidente, io mi rivolgo ai cittadini italiani. Da parte del Partito Democratico arriveranno attacchi di ogni tipo al Movimento 5 Stelle, perché sanno che se dovessero perdere Roma e se il Movimento 5 Stelle dovesse mettere davvero mano a quel che sono i bilanci, le determine, le delibere, scoprire tutto il male che loro hanno fatto a Roma, evidentemente scricchiolerebbe anche il governo. Quindi